Finalmente mi sono decisa e ho scelto la planetaria che mi piaceva. Dunque, questa è la Moulinex MasterChef grande, robot pastissier. L'ho trovata su Amazon, l'ho trovata tra l'altro con un bello sconto, 35%. Questa planetaria ha il contenitore per l'impasto che è 6,7 litri, la planetaria ha un motore da 1500 watt, contiene tre accessori che adesso vi faccio vedere. Questo è l'accessorio che serve per montare o impastare comunque per le torte, questo è la famosa foglia. E questo invece è il gancio che mi servirà per fare il pane. Io il pane lo faccio 2 o 3 volte a settimana, per cui la userò parecchio. I raccordi sono tutti in metallo, a parte il paraschizzi. Poi è arrivata la garanzia, però io ho fatto un'ulteriore garanzia di 2 anni sempre su Amazon, costa 28 euro, ma ne vale la pena. Queste qui sono le istruzioni e qui c'è il ricettario che poi andrò a vedere, insomma. Eccolo qua. Bene. Poi con la planetaria arriva ovviamente anche il paraspruzzi. Adesso si vede poco perché è molto trasparente. Si può anche chiudere durante la funzione. E questa è la planetaria. È un bell'oggetto, devo dire. Allora, adesso ve la descrivo. Dunque, il corpo è in metallo presso fuso e si sente. Pesa 10 kg. Il cestello è in acciaio lucidato. Gli accessori che arrivano con la planetaria sono anche essi in metallo presso fuso. In questa posizione. Ci sono gli attacchi per i vari accessori. Allora, una qua. E poi ce ne sono altri due qua. Bene, allora questa è la leva che serve per aprire o chiudere la testa. Perciò si fa così, vedete, si alza, l'alzate ulteriormente. E poi si deve azionare ancora per abbassarla. Poi il cestello è bello grande e sono 6 litri e mezzo. Ho visto sulle istruzioni si possono impastare 2 chili e mezzo di impasto e non è poco. Quanto misura l'impastatrice? Misura all'incirca 38 centimetri per 37 di altezza. Eh sì, è grande, però d'altra parte deve fare anche degli impasti abbastanza corposi, eh? Dunque, io l'ho usata ieri, l'ho usata 2 volte per 2 tipi di impasti. Una 75% di idratazione, una 65%. Devo dire che non si è mossa minimamente, è ben stabile sul tavolo, non ha saltato. Sotto ci sono dei gommini. Il peso poi è tale, sono 10 kg, da tenerla bene ancorata al tavolo, perciò non ci sono rischi. Ho letto su alcune recensioni di impastatrici che ballano, saltano e ballano il twist. No, questa sta ferma. La Moulinex garantisce per tutte le varie parti che la compongono 10 anni sul mercato, per cui troverete senz'altro. Dovesse capitare qualcosa, i pezzi di ricambio nei prossimi 10 anni, e già questa è una bella cosa. A cosa serve questa levetta? Servirà in un futuro quando si monteranno gli accessori in questa posizione. Ovviamente la planetaria ha il paraspruzzi che non vi ho ancora fatto vedere. Dunque, il paraspruzzi va montato mettendo. Vedete che c'è una tacca, ecco, in corrispondenza di questa parte. Poi qui, non si vede bene, c'è un saltino qui e qui che permette di tenere in posizione il paraspruzzi. Allora, questo è semplicissimo da mettere, si mette così, ok, vedete, così si muove.
si dà proprio un po' di giro ed è bloccato, non succede più niente. Prima di mettere l'accessorio per impastare, un foulard, quello che volete, insomma quello che vi necessita, mettete i paraspruzzi, poi mettete l'accessorio che dovete usare. Ecco fatto, è già su. E poi il contenitore. Bene, a posto. Per abbassare ovviamente tirate su la rodetta con una mano e con l'altra abbassate la testa dell'impastatrice. Perché questo gancio è così grande? È perché appunto, come dichiarato sul manuale dell'impastatrice, deve poter impastare 2,5 kg l'impasto, per cui va bene il classico gancio sottile, ci vuole un gancio così, eh? Tanto guardate, ne fate duetti, ne fate 2,5 kg, il gancio questo va sempre benissimo lo stesso, eh? Mi ero dimenticata di dire che questa planetaria ha un sensore che la fa spegnere nel caso di surriscaldamento, per cui state tranquilli che non salterà mai per aria, insomma, ecco, diciamo così, scusate la battuta. Adesso vi lascio, metto qualche filmato dove vi faccio vedere che sta lavorando. Vi assicuro che non è particolarmente rumorosa, anzi, va ben così. Se avete delle domande da fare, volete dei chiarimenti, volete, non so, dire la vostra opinione, perché magari l'avete presa a vostra volta, mettetemi sotto la nota che io rispondo a tutti, eh? Usando la foglia perché l'impasto è idratato, eh? E quindi si può usare il gancio. Questo è l'impasto che pesa 1,750 kg tra acqua e farina. Questa velocità massima. Vedete come lavora bene? Ciao a tutti, vi ringrazio per essere stati sul mio canale. Se volete iscrivervi e già non lo siete, attivate anche la campanella, così almeno avrete anche l'avviso quando metterò cose nuove. Ciao e grazie.